Buongiorno a tutti, siamo finalmente ai primi di luglio e quindi oggi mi appresto a parlarvi dei libri letti nel mese di giugno. Allora, ci eravamo lasciati con, non so se ve l'avevo detto nell'ultimo video, con La lettera d'amore di Kathleen Sheehan, che è questo qui, edito dagli Adelphi, un'edizione molto bella. A me piacciono le edizioni economiche degli Adelphi perché hanno una copertina particolare, un po' gommata quasi, e la carta che sembra carta riciclata, quindi sono molto contenta quando compro un libro degli Adelphi. Purtroppo questo libro l'ho trovato davvero terribile. Le premesse sembravano buone perché dietro leggiamo: una bella libraia, un giovane commesso, una lettera misteriosa, una storia d'amore che seduce subito per il suo humor e la sua acutezza. Allora, io di tutto questo ho visto giusto i personaggi, perché è una bella libraia, sì, vabbè, è descritta come una bella donna, un giovane commesso, è giovane, si trova una lettera misteriosa e qui ci fermiamo, perché è una storia d'amore che seduce. Io già una storia d'amore vera e propria in questo libro non l'ho trovata e non mi ha sedotta affatto, non ho visto humor da nessuna parte e tantomeno acutezza. Insomma, questo libro non mi è proprio piaciuto, infatti sua nobile ho votato il minimo sindacale, ovvero una stellina. Era da tanto che non leggevo un libro secondo me così inconcludente. I personaggi secondo me sono una forzatura di loro stessi, soprattutto la protagonista, la nostra Helen. Helen è secondo me una donna abbastanza insopportabile, ovvero la classica giovane separata che tenta in tutti i modi di sembrare ancora più giovanile e flirta con tutti, e uomini e donne, bambini, chiunque possa respirare, e si trova appunto ad avere tra le mani una lettera d'amore che lei trova nella sua posta, però non sa a chi è indirizzata perché l'autore utilizza uno pseudonimo. Quindi diciamo che, innamoratasi dell'amore che traspare da questa lettera, inizia una relazione con il suo commesso, che ha tipo 20 anni meno di lei, e fin qua niente di male, perché insomma, per carità, sono cose che capitano, a me no. Comunque, però questa storia si trascina per partito preso, perché sembra che lei si voglia innamorare a tutti i costi di questo ragazzo, anche se in realtà non hanno assolutamente niente in comune. Va al di là anche della storia di sesso, insomma, io l'ho trovato proprio bruttino, e mi dispiace perché le premesse erano buone. Una storia d'amore in libreria sembrava una storia scritta per me, e invece per me abbiamo toccato il fondo verso il fondo del libro. Appunto, mi sono tenuta anche il segnalino, quando, dato che appunto la protagonista vende libri, addirittura vengono acquistati dei romanzi di Nabokov, e il chiaro riferimento a Lolita, vabbè, lasciamo perdere. Non è che citando un libro famoso di sicuro successo e di un certo altro spessore, anche il libro acquista spessore, quindi insomma, ho già parlato fin troppo di questo libro, che non vi consiglio assolutamente, ho fatto fatica a finire. Dopo La lettera d'amore ho ripreso la raccolta di romanzi di Adamsberg, che avevo un po' abbandonato perché il primo romanzo, ovvero L'uomo dei cerchi azzurri, non mi aveva entusiasmato. Però dopo un po' ho visto la recensione che ne ha fatto Daniela, ovvero Miss Crimi Crimi, e mi ha coinvolto talmente tanto, perché insomma a lei questi libri sono piaciuti tantissimo, come erano piaciuti a Federica Bluebeam, quindi io grazie a loro, cioè anzi all'inizio grazie all'entusiasmo di Bluebeam ho acquistato questo volume, e dopo grazie all'entusiasmo di Daniela ho ripreso in mano questa raccolta e ho letto L'uomo a rovescio, e devo dire che questa volta il libro mi ha preso decisamente di più. L'uomo a rovescio racconta la storia di omicidi misteriosi che avvengono in paesini francesi, e si pensa a opera di un lupo che assume sempre di più, man mano che gli omicidi si succedono, assomiglia sempre di più a un essere misterioso, mitico e assolutamente grottesco, perché sembra che queste persone vengano squarciate da un lupo di dimensioni gigantesche. Si inizia subito a parlare di lupo mannaro, e
Diciamo che è un romanzo del commissario Adamsberg senza il commissario Adamsberg, nel senso che lui compare quasi verso le battute finali e ovviamente il suo intervento sarà decisivo per la risoluzione del caso. Però diciamo che in questo libro iniziamo a fare la conoscenza, almeno un po' più approfonditamente, della donna che Adamsberg ama da tutta la vita e da cui fugge e che rincorre da tutta la vita, quindi insomma questa relazione un po' particolare, che è Camille, che è una donna molto forte, indipendente, dalle passioni assolutamente bizzarre, ovvero i cataloghi di materiali per la costruzione, poi lei fa l'idraulico, in questo romanzo guida un camion, però è comunque una donna bellissima, molto elegante, figlia, se non figlia d'arte, figlia comunque di una famiglia molto benestante, se non ho capito male, o addirittura reale. Quindi devo dire che devo ringraziare Daniela per avermi fatto tornare la voglia di leggere i romanzi del commissario Adamsberg, perché questo secondo volume mi è piaciuto veramente molto molto di più rispetto al primo, che mi aveva lasciato un po' indifferente. Quindi L'uomo rovescio lo consiglio perché si inizia. Diciamo che inizio ad appassionarmi un po' di più alla figura del commissario Adamsberg. Da qui mi sa che andrò a caso, perché questi di sicuro li ho letti in quest'ordine, ma poi gli altri non me li ricordo più, perché a giugno mi sono ritrovata a leggere moltissimo, forse perché sono stata qualche giorno in vacanza, o forse perché tutti i libri che poi ho letto, da qui in poi, a parte uno forse, mi sono piaciuti molto. Allora, partiamo da questo libro che avevo in casa da tipo 10 anni, penso, La donna di Glasgow, di Denise Mina, e non avevo mai letto. L'ho comprato insieme a I mille modi dell'amore, non so se vi ricordate, l'ho recensito svariati mesi fa, a un mercatino di libri usati, penso a Rapallo, mentre ero in vacanza in Liguria. E non l'avevo mai letto, non so come mai. E adesso mi rendo conto che in realtà mi ero persa un gran bel libro, perché La donna di Glasgow inizia come un giallo, un thriller. Ma secondo me è una commistione, questa volta ben scritta, non come La ragazza che viene dal passato, di cui vi ho parlato anche questo in qualche video fa. È una commistione tra il genere giallo e il genere chick lit, ovvero la protagonista è una donna, una ragazza, che ha sofferto molto in passato per abusi sessuali da parte del padre e che comunque non è particolarmente stabile e che non ha una famiglia che l'aiuta, perché la madre e le sorelle non credono assolutamente alla sua versione dei fatti, ovvero non credono al fatto che lei sia stata molestata dal padre. E il fratello, che è l'unico che la crede, che le crede, oddio che la crede, l'unico che le crede è uno spacciatore. Lei è in cura da psichiatri vari, insomma non è una donna che sta particolarmente bene. Dopo tutto questo quadretto, noi ci immagineremo una storia tragica in cui la nostra protagonista, affetta da svariate turbe psichiche, psicologiche e problemi di tutti i tipi, si trascina lungo il libro lamentandosi, facendo l'eroina tragica. E invece no, perché in realtà la nostra protagonista, che è Maureen, è una donna che ha una forza incredibile e che riesce a non perdere il senso dello humor neanche quando trova il suo ex amante sgozzato in casa sua, e ovviamente tutti pensano che sia stata lei, perché figurarsi, secondo la polizia, una che ha un passato del genere, che è stata ricoverata nel reparto psichiatrico, che è in cura, che ha avuto il passato che ha avuto, di sicuro è una pazza assassina che ha sgozzato il suo fidanzato, anzi, ormai era ex fidanzato, e gli ha tra l'altro anche lasciato, anzi, tolto un bel ricordino dai mezzo alle gambe. Quindi, questo romanzo in realtà riesce a essere profondo in certi punti, divertente in altri, e comunque appunto mi è piaciuta moltissimo questa figura di questa donna che non si perde mai d'animo e che nonostante tutto quello che ha passato e che comunque continua a passare, che vede in questo libro, perché poi ci troviamo anche a passare su altre diverse situazioni particolarmente difficili di donne abusate, comunque di donne che non stanno bene e che in
e che magari stanno in centri di recupero, insomma, situazioni davvero anche pesanti e difficili da digerire, lei però non perde mai la forza, la speranza e soprattutto questa sua ironia pungente. E questo mi è piaciuto davvero moltissimo e sono contenta di aver recuperato questo libro dalla mia libreria, perché non so perché non mi era mai venuto voglia di iniziarlo. Quindi ve lo consiglio, La donna di Glasgow, edito da Guanda. Questa è una vecchissima edizione che io avevo appunto pagato, c'è ancora il prezzo, il doppio prezzo in lire e in euro, quindi è un libro davvero molto vecchio. Passiamo poi a un libro che invece mi è piaciuto un po' meno, anzi mi è piaciuto pochino. Le ho mai raccontato del vento del nord di Daniel Glattauer, che è un libro che a causa della sua copertina secondo me molto bella mi aveva attratto in libreria da tantissimo tempo, però poi per una cosa o per l'altra ho rimandato l'acquisto per molti mesi, finché all'ultimo incursione in libreria ho trovato gli sconti e quindi non ho potuto non acquistarlo. Mi sono un po' pentita, a dire la verità, perché è vero che vale sempre la pena di leggere anche un libro non troppo bello. Infatti ho letto anche La lettera d'amore, sono arrivata infine cercando di non buttarmi dal terrazzo. Comunque questo libro secondo me ha delle buone premesse, ovvero racconta la storia tra Emmy e... non mi ricordo più neanche come si chiama il... Emmy e Leo, che si conoscono per sbaglio, per un errore di digitazione in un'email, e da qui parte una corrispondenza che poi porterà a... E questo porterà a che non mi convince, perché questi due personaggi dall'età indefinita appunto vengono in contatto grazie a un errore di Emmy, che sbaglia a scrivere un indirizzo email, inizia a scrivere a Leo e da qui parte una corrispondenza fittissima di email che non si tradurrà mai in un incontro. Ma non è tanto il fatto che non si tradurrà in un incontro, perché nell'epoca di internet queste cose capitano e tante volte si sfocia, magari non per errore, però insomma ci si incontra su diversi social network e iniziano delle amicizie molto belle che a volte non si concretizzano, a me è capitato, non si sono mai concretizzate nella realtà. Ciò nonostante non posso affermare che queste siano delle amicizie vuote, infondate, perché io ho conosciuto delle persone secondo me molto belle, molto profonde, che mi hanno dato tanto e che ricordo con affetto, magari anche se non le sento più, anche se non le ho mai viste dal vivo, se le ho viste solo in fotografia. Questo però secondo me non accade a Emmy e Leo, perché nelle lettere di Emmy e Leo c'è una tensione forzata secondo me fin dall'inizio, come dire vedrete che succederà qualcosa, vedrete che tra questi due succederà qualcosa. In realtà questi due non fanno altro che battibeccare. Io ho trovato Emmy, anche Leo, però Emmy in particolar modo sembra una di quelle maestrine represse che deve sempre mettere i puntini sulle i, insomma mi è stata sulle balle incredibilmente. E l'autore vuole farci intendere che magari tra questi due possa nascere una storia d'amore anche solo virtuale, per carità. In realtà io appunto non ho visto niente di tutto questo. Vengono spesso tirate in ballo parole come amore, sentimenti, oppure questa frase struggente che viene riportata sul retro: Emmy mi scriva perché scrivere come baciare solo senza labbra, baciare labbra. In realtà no. Forse sono stata io a non capire la profondità di questo libro, però a me questi due protagonisti non convincono per niente. Quindi, mio malgrado, anche se tra l'altro so che è uscito un seguito di questo libro, non lo comprerò, perché se è tutto così, questa volta sì che mi butto dalla terrazza, quindi no, questo non mi è piaciuto proprio. Un libro che invece mi è piaciuto moltissimo, che mi è stato consigliato su Facebook, è Un giorno di David Nichols, che mi ha lasciato stupita prima di tutto per lo svolgimento, perché a leggere la seconda di copertina mi immaginavo tutta un'altra storia, ovvero mi immaginavo che i protagonisti fossero questi due ragazzi che si amavano da tempo, che erano fidanzati, qualcosa del genere, che poi si trovano per vari casi della vita a doversi separare, che non si vedono mai, che non si sentono mai, tranne il giorno designato, ovvero il giorno del loro primo incontro, ovvero il 15 luglio. Quindi ogni 15 luglio queste due persone si rincontrano, si risentono, si riscrivono e da qui si dipana la storia.
Invece Emma e Dexter, o Em e Dex, come amano chiamarsi per tutto il libro, si conoscono sì il 15 luglio, ma non si erano mai visti prima, praticamente non si conoscevano prima di questo fantomatico 15 luglio dell'88. Capiscono subito che tra loro è nato qualcosa, ma la vita li porta subito o quasi subito a intraprendere strade diverse. Ciononostante, Emma e Dexter non si allontaneranno mai veramente l'uno dall'altro. E anche se la storia effettivamente ci viene narrata di anno in anno, ogni 15 di luglio, loro non smetteranno mai o quasi mai di vedersi e di sentirsi, rimarranno amici per tutta la durata del romanzo. Quindi diciamo che è un po' diverso da come me l'ero immaginato. Questo non vuol dire che non mi sia piaciuto, anzi è un libro che mi è piaciuto moltissimo, perché ho trovato davvero carina comunque l'idea di affrontare e raccontare questa storia narrando solo un giorno all'altro, un giorno all'anno più che un giorno all'altro, e facendo un riassunto, diciamo, di quello che è successo nell'anno appena trascorso. I personaggi in questo caso mi sono piaciuti moltissimo, perché sono due personaggi davvero molto realistici e molto moderni. Perché Emma è una ragazza non troppo abbiente, con un sacco di ideali, a volte con delle idee anche molto rigide sulla sua vita, sulle relazioni, sulle altre persone. È un'intellettuale proletaria, se così vogliamo definirla, mentre Dexter è il classico figlio di papà che ha fatto l'università perché il papà c'ha i soldi e tutti si aspettavano che la facesse, che intraprende tutte le vie più sbagliate che può intraprendere, come quella del successo, dell'alcol, della droga, insomma diventa il classico ricco, famoso e sbandato. Ma nonostante questo i due riescono comunque a mantenere viva, sempre viva, la loro amicizia, e anche grazie probabilmente al fatto che quello che poteva essere una relazione sentimentale tra di loro per varie vicissitudini non si realizza mai, e quindi diciamo che si mantiene viva questa sorta di occasione mancata tra di loro che li fa continuare a frequentarsi. E che appunto sfocia poi in una bellissima e duratura amicizia. Ovviamente questo non è tutto, perché poi ci sono degli sviluppi che non vi starò a raccontare. Diciamo che mi ha fatto meno piangere, a parte ovviamente sul finale, mi ha fatto meno piangere di quello che mi aspettavo. Comunque mi è piaciuto davvero moltissimo e ve lo consiglio. Io l'ho letto, è abbastanza grande, vabbè, avevo tempo, comunque in meno di 2 giorni me lo sono divorata, quindi mi è piaciuto davvero molto. Abbiate ancora pazienza, ce ne sono ancora 2. Uno è un libro delizioso che mi ha colpito per la sua copertina, Mama Tandori di Ernest van der Quast, edito da ISBN Edizione Special Books. La copertina secondo me è fantastica, prima di tutto perché porta una specie di trama invece che sul retro, proprio sulla copertina. Dietro c'è l'inizio del libro, quindi un pezzettino del primo capitolo. Di cosa parla Mama Tandori? Parla della mamma che non vorreste mai avere, ovvero una mamma indiana che si trasferisce, una donna indiana che si trasferisce in Olanda e costringe uno a sposarlo, anzi viene costretta quasi da quest'uomo a sposarla, e hanno, oddio, 3 figli, non mi ricordo già più. Comunque, vabbè, non è questo l'importante, perché la storia che ci viene raccontata è quella del più piccolo di questi figli, che è Ernest, che racconta appunto le vicissitudini di questa famiglia indiana trapiantata in Europa, e questa donna è praticamente l'archetipo di tutte le donne indiane che risparmiano e contrattano e accumulano cose solo perché magari acquistate in super offerta speciale, e che quando si sposta per andare in vacanza parte con 15 valigie e che si fa strada nella vita a colpi di mattarello. Quindi una donna fortissima e a volte un po' difficile da sopportare in quanto madre, però davvero travolgente nella sua forza e nella sua convinzione di vita. Il libro è davvero simpatico, divertente e anche toccante in alcuni momenti, soprattutto quando il protagonista parla della relazione tra sua madre e il suo primo figlio, ovvero il
il fratello maggiore di Hermes, che si chiama Ashirwad, che è un ragazzo ritardato e che la madre porta sempre con sé e per il quale non smette mai di sperare un futuro normale. Quindi ci sono anche delle parti molto toccanti, molto commoventi, appunto, relative a questo ragazzo. Quindi questo libro è stata una vera sorpresa anche perché ho scoperto che l'autore, in realtà è un ragazzo molto giovane che ha, adesso stavo dicendo, ha 2 anni più di me, e in effetti forse non è più così tanto giovane perché è un ragazzo dell'81 e quindi questo vuol dire che ha 30 anni. Comunque non è sempre, secondo me, non è sempre facile trovare autori giovani che scrivano davvero bene, che siano davvero coinvolgenti perché penso, adesso dirò una cosa forse un po' impopolare, però penso che queste nuove generazioni di autori pensino di avere la vita un po' troppo facile e quindi, visto che ormai le masse si bevono di tutto, appunto dai vari Twilight alle varie saghe fantasy fondate sul nulla, penso che ci sia sì della sostanza, ma che spe troppo spesso venga messa da parte per l'estrema commerciabilità e commercializzazione di titoli di cui avrei fatto volentieri a meno. Quindi, questo libro mi è piaciuto perché è ben scritto, ben raccontato e riesce a essere ironico e serio allo stesso tempo. Quindi, complimenti a Ernest van der Kwast, che secondo me, tra l'altro ho visto delle foto, è anche un bel ragazzo, quindi non guasta. L'ultimo, penso, non so se in ordine di tempo, libro che ho letto questo mese, ve l'ho detto che ho letto tanto, è un'altra storia della mia amata signora Ramotswe, che vive nel Botswana ed è un'investigatrice. Scarpe azzurre e felicità di Alexander McCall Smith. Finora è il mio volume, il capitolo preferito di questa serie, perché, come al solito, in questo romanzo non succede un granché. Semplicemente la nostra signora Ramotswe, con i suoi consigli e il suo buonsenso, riesce a risolvere alcune situazioni spinose, non senza l'aiuto della sua assistente, la signorina Macuzzi, e ogni tanto con l'intervento del marito meccanico e di vari altri personaggi che ormai le girano intorno. La signora Ramotswe non mi delude mai perché è sempre acuta, è sempre intelligente, e al contempo molto sensata e ferma sulle sue convinzioni e le regole di vita del buon abitante del Botswana, come vi dico sempre. Quello che mi è piaciuto in questo libro, secondo me, è che ci sono un paio di passaggi davvero profondi. Quando, ad esempio, una turista le chiede di fare una fotografia insieme, perché la signora Ramotswe è una tipica donna del Botswana, quindi con una corporatura tradizionale, con gli abiti tradizionali, e quindi delle turiste, forse americane, le chiedono di fare una foto insieme. La signora che in questo romanzo inizia a pensare che forse sarebbe meglio mettersi a dieta perché il suo camioncino pende sempre dalla sua parte o le sedie si rompono quando lei ci si siede, incontra una di queste turiste particolarmente magra, particolarmente emaciata e si chiede: ma sarà giusto dimagrire per stare bene? Quando poi scopre che questa donna è malata e ha fatto questo viaggio diciamo, per sfruttare al meglio i suoi ultimi giorni di vita, la signora Ramozzo inizia a farsi delle domande sulla vita, sul senso del nostro stare qui e c'è una scena molto bella in cui lei abbraccia questa donna, ovviamente loro non si capiscono, ma in fondo si capiscono. Quindi, questo è il romanzo finora che secondo me mi è piaciuto di più di questa serie, ve lo consiglio, ma ve lo consiglio sempre perché questa serie mi piace moltissimo. E basta, ne ho parlato anche fin troppo e ho parlato anche fin troppo in generale. Vi faccio solo vedere quello che sto leggendo adesso, che è un libro che mi è stato anche questo consigliato su Facebook, Arto Pasi Linna, se si legge così non lo so, Piccoli suicidi tra amici. La storia per il momento sembra deliziosa e l'unica cosa che per ora sto trovando scomoda è il formato di questo libro, che è lungo e stretto e fa un po' fatica ad aprirsi. Anche perché non voglio aprirlo troppo perché magari si rompe. Cosa spunta da qui? Devo assolutamente farvi vedere questo acquisto consigliato dalla mia Micheleana, acquistato in Feltrinelli. È un fantastico segnalibro con dei dolci felici. Però
però comodissimo perché ha questo elastico che permette di infilare il segnalibro nel libro e di tenerlo chiuso, quindi è comodo magari se vi portate i libri in borsa, magari appunto in una borsa da una forma strana, per non farli aprire e rovinare. Io l'ho trovato davvero molto utile, ne ho comprato anche un altro da regalare a mia mamma, lei ovviamente ha sbagliato ad utilizzarlo, ha messo l'elastico dentro le pagine e ha strappato una pagina del libro. Mamma, ti prego non guardare questo video! Va bene, ho finito, basta, chiudo qui perché ho già parlato per quasi mezz'ora e al prossimo video dei libri. Ciao ciao!